Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Ecum Spirito tuo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, anch'io quando venni tra voi non mi presentai ad annunziarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla sua manifestazione, la manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, la domanda centrale che oggi ci poniamo è: come parlare di Dio nel nostro tempo? Come comunicare il Vangelo per aprire strade alla sua verità salvifica nei cuori spesso chiusi dei nostri contemporanei e nelle loro menti talvolta distratte da tante pagliole della società? Gesù stesso, ci dicono gli evangelisti, nell'annunciare il regno di Dio, si è interrogato su questo, ha detto: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? Come parlare di Dio oggi? La prima risposta è: noi possiamo parlare di Dio perché Dio ha parlato con noi. La prima condizione del parlare di Dio è quindi l'ascolto a quanto ha detto Dio stesso. Ha parlato con noi. Dio non è una ipotesi lontana sull'origine del mondo, non è un'intelligenza matematica molto lontana da noi. Dio si interessa per noi. Dio ci ama. Dio è entrato personalmente nella realtà della nostra storia, si è autocomunicato fino ad incarnarsi. Quindi Dio è una realtà della nostra vita. Dio è così grande che ha anche tempo per noi, che può occuparsi, si occupa di noi. In Gesù di Nazaret noi incontriamo il volto di Dio che è sceso dal suo cielo per immergersi nel mondo degli uomini, nel nostro mondo, ed insegnare l'arte di vivere, la strada della felicità, per liberarci dal peccato e renderci figli di Dio. Gesù è venuto per salvarci e mostrarci la vita buona del Vangelo. Parlare di Dio vuol quindi dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo portare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non un Dio astratto, una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella storia, è presente nella storia. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una nostra personale reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo. Ma seguendo il metodo di Dio stesso, il metodo di Dio è quello della umiltà, Dio si fa uno di noi, è il metodo realizzato nella incarnazione, nella semplice casa di Nazaret,
e nella grotta di Betlemme, quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta. Nel parlare di Dio, nell'opera di evangelizzazione sotto la guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un ritornare all'essenziale dell'annuncio. La buona notizia di un Dio che è reale, concreto, che è un Dio che si interessa per noi, che è un Dio amore, che si fa vicino a noi in Gesù Cristo, fino alla croce, e che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera. Quell'eccezionale comunicatore che fu l'Apostolo Paolo ci offre una lezione che va proprio al centro della fede, del problema come parlare di Dio con grande semplicità. Abbiamo ascoltato appena dalla lettera prima ai Corinzi le parole queste: quando venni tra voi non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Quindi prima realtà è, non parla Paolo di una filosofia che lui ha sviluppato, non parla di idee che ha trovato altrove o inventato, parla di una realtà della sua vita, parla del Dio che è entrato nella sua vita, parla di un Dio reale che vive, ha parlato con lui, parla con noi del Cristo risorto, crocifisso e risorto. E la seconda realtà è, quindi parla, non cerca se stesso, non vuole crearsi una squadra di ammiratori, non vuole entrare nella storia come capo di una scuola di grandi conoscenze, non cerca sé, non vuole avere un gruppo di ammiratori suoi. Paolo annuncia Cristo e vuole guadagnare le persone per l'altro, per lui, per il Dio vero e reale. Paolo parla solo col desiderio di predicare quello che è entrato nella sua vita e che è la vera vita, che lo ha conquistato sulla via di Damasco. Quindi parlare di Dio vuol dire dare spazio a colui che ce lo fa conoscere, che ci rivela il suo volto di amore, vuol dire espropriare il proprio io, offrendolo a Cristo, nella consapevolezza che non siamo noi a poter guadagnare gli altri a Dio, ma dobbiamo attenderli da Dio stesso, invocarli da Lui. Parlare di Dio nasce quindi, per metterlo, dall'ascolto, dalla nostra conoscenza di Dio che si realizza nella familiarità con Dio, nella vita della preghiera e secondo i comandamenti. Comunicare la fede per San Paolo non significa quindi portare se stesso, ma dire apertamente e pubblicamente quello che ha visto e sentito nell'incontro con Cristo, quanto ha sperimentato nella sua esistenza ormai trasformata da quell'incontro, e portare quel Gesù che sente presente in sé è diventato il vero orientamento della sua vita, per far capire a tutti che Egli è necessario per il mondo ed è decisivo per la libertà di ogni uomo. L'Apostolo non si accontenta di proclamare delle parole, ma coinvolge tutta la propria esistenza nella grande opera della fede. Per parlare di Dio bisogna fargli spazio, nella fiducia che è Lui che agisce nella nostra debolezza, fargli spazio senza paura, con semplicità e gioia, nella convinzione profonda che quanto più mettiamo al centro Lui e non noi, tanto più la nostra comunicazione sarà fruttuosa. E questo vale anche per le comunità cristiane. Esse sono chiamate a mostrare l'azione trasformante della grazia di Dio.
superando individualismi, chiusure, egoismi, indifferenza, e vivendo nei rapporti quotidiani l'amore di Dio. Dobbiamo, ci sono veramente così le nostre comunità, dobbiamo metterci in moto per divenire sempre realmente così annunciatori di Cristo e non di noi stessi. A questo punto dobbiamo domandarci come comunicava Gesù stesso. Gesù nella sua unicità parla del suo Padre, Abba, e del Regno di Dio con lo sguardo pieno di compassione per i disagi e le difficoltà dell'esistenza umana. Parla con grande realismo e direi l'essenziale dell'annuncio di Gesù è che fa trasparente il mondo e la nostra vita vale per Dio. Ci mostra che nel mondo, nella creazione, traspare il volto di Dio e ci mostra come nelle storie quotidiane della nostra vita Dio è presente, sia nelle parabole della natura, il grano di senape, l'agro con diversi grani, o poi nella vita nostra pensiamo alla parabola del figlio prodigo, di Lazzaro, di tutte queste parabole di Gesù. Dai Vangeli vediamo come Gesù si interessa di ogni situazione umana che incontra, si immerge nella realtà degli uomini e delle donne del suo tempo con una fiducia piena nell'aiuto del Padre e che realmente in queste storie nascostamente Dio è presente e se siamo attenti possiamo incontrarlo. I discepoli che vivono con Gesù, le folle che lo incontrano, vedono la sua reazione ai problemi più disparati, vedono come parla, come si comporta, vedono in lui l'azione dello Spirito Santo, l'azione di Dio. In lui annuncio e vita si intrecciano. Gesù agisce e insegna partendo sempre da un intimo rapporto con il Dio Padre. Questo stile diventa una indicazione essenziale per noi cristiani. Il nostro modo di vivere nella fede e nella carità diventa un parlare di Dio nell'oggi, perché mostra con esistenza vissuta in Cristo la credibilità, il realismo di quello che diciamo con le parole, che non sono parole solo, ma mostrano realtà, la vera realtà. In questo dobbiamo essere attenti a cogliere i segni dei tempi nella nostra epoca ed individuare le potenzialità, i desideri, gli ostacoli che si incontrano nella cultura attuale, in particolare il desiderio di autenticità, l'anelito alla trascendenza, la sensibilità per la salvaguardia del creato e comunicare senza timore la risposta che offre la fede in Dio. L'anno della fede è occasione per scoprire, con la fantasia animata dallo Spirito Santo, nuovi percorsi a livello personale e comunitario, affinché in ogni luogo la forza del Vangelo sia sapienza di vita e orientamento dell'esistenza. Anche nel nostro tempo, un luogo privilegiato per parlare di Dio è la famiglia. La prima scuola per comunicare la fede alle nuove generazioni. Il Concilio Vaticano II parla dei genitori come dei primi messaggeri di Dio, chiamati a riscoprire questa loro missione, assumendosi la responsabilità nell'educare, nell'aprire le coscienze dei piccoli all'amore di Dio, come un servizio fondamentale alla loro vita, nell'essere i primi catechisti e maestri della fede per i loro figli. In questo compito è importante anzitutto la vigilanza, che significa saper cogliere le occasioni favorevoli per introdurre in famiglia il discorso di fede e per far maturare una riflessione critica rispetto ai numerosi condizionamenti a cui sono sottoposti i figli. Questa attenzione dei genitori è anche sensibilità nel recepire le possibili domande religiose
presenti nell'animo dei figli, a volte evidenti, a volte nascoste. E poi la gioia. La comunicazione della fede deve sempre avere una tonalità di gioia. È la gioia pasquale che non tace o nasconde la realtà del dolore, della sofferenza, della fatica, della difficoltà, dell'incomprensione e della stessa morte, ma sa offrire i criteri per interpretare tutto nella prospettiva della speranza cristiana. La vita buona del Vangelo è proprio questo sguardo nuovo, questa capacità di vedere con gli occhi stessi di Dio ogni situazione. È importante aiutare tutti i membri della famiglia a comprendere che la fede non è un peso, ma una fonte di gioia profonda, e percepire l'azione di Dio, riconoscere la presenza del bene che non fa rumore ed offre orientamenti preziosi per vivere bene la propria esistenza. Infine, la capacità di ascolto e di dialogo. La famiglia deve essere un ambiente in cui si impara a stare insieme, a ricomporre i contrasti nel dialogo reciproco, che è fatto di ascolto e di parola, a comprendersi e ad amarsi, per essere un segno l'uno per l'altro dell'amore misericordioso di Dio. Parlare di Dio quindi vuol dire far comprendere con la parola e con la vita che Dio non è il concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto ne è il vero garante, il garante della grandezza della persona umana. E così ritorniamo all'inizio. Parlare di Dio è comunicare con forza e semplicità, con la parola e con la vita, ciò che è essenziale. Il Dio di Gesù Cristo, quel Dio che ci ha mostrato un amore così grande da incarnarsi, morire e risorgere per noi, quel Dio che chiede di seguirlo e lasciarsi trasformare dal suo immenso amore per rinnovare la nostra vita e le nostre relazioni, quel Dio che ci ha donato la Chiesa per camminare insieme attraverso la parola e i sacramenti, rinnovare l'intera città degli uomini affinché possa diventare città di Dio. Grazie. Anche oggi comincio con un appello. Il prossimo 1° dicembre ricorre la giornata mondiale contro l'AIDS, iniziative delle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione su una malattia che ha causato milioni di morti e tragiche sofferenze umane accentuate nelle regioni più povere del mondo, che con grandi difficoltà possono accedere a farmaci efficaci. In particolare, il mio pensiero va al grande numero di bambini che ogni anno contraggono il virus dalle proprie madri, nonostante vi siano terapie per impedirlo. Incoraggio le numerose iniziative che nell'ambito della missione ecclesiale sono promosse per debellare questo flagello. Finalmente rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i sacerdoti, religiosi e seminaristi della diocesi di Macerata, accompagnati. Grazie. Accompagnati dal vescovo Monsignor Claudio Giulio Dori e i frati minori della provincia siciliana. La visita alle tombe degli Apostoli sia occasione per un nuovo slancio di fede nelle iniziative pastorali.
Sono lieto di accogliere i membri della Corte dei Conti della Repubblica Italiana. Del 150° anniversario di fondazione e auguro a questa istituzione un proficuo servizio per il bene comune. Saluto inoltre la delegazione di Cervia, per la tradizione consegna del sale e gli appartenenti all'Associazione Civicrazia. Rivolgo infine un affettuoso pensiero ai giovani, agli ammalati, agli sposi novelli. Il tempo di avvento che sta per iniziare sia di stimolo per voi, cari giovani, a riscoprire l'importanza della fede in Cristo. Aiuti voi, cari ammalati, ad affrontare le vostre sofferenze con lo sguardo rivolto al bambino Gesù. Accresca in voi, cari sposi novelli, il senso della presenza di Dio nella vostra nuova famiglia. Grazie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.